Sicuramente avverrà ai mondiali. E allora ci lasciamo così, che ci piace questa frase. Grazie Simona, complimenti. Ciao. Bene, allora intanto riassumiamo un po', Attilio Monetti, buonasera anche a te, riassumiamo un po' quelli che sono stati i titoli già assegnati quest'oggi. Sì, buonasera a tutti voi, intanto Simona Lamantia ha vinto con una buona misura, 14.40, pisiamo sui 1.500, passaggio a metà gara 800. Ecco, andiamo, sui 1.500, esatto, prima di riassumere il tutto, parliamo un momento di questi 1.500, perché hanno quest'oggi in particolare una loro storia. Questa gara è dedicata a Mimmo Caliandro, tragicamente scomparso 15 giorni fa, proprio mentre qui veniva a Torino veniva disputato il Memorial Nebbiolo. Allora le Fiamme Gialle, su iniziativa delle Fiamme Gialle, tutti gli atleti delle Fiamme Gialle, ma anche quasi tutti gli atleti che stanno partecipando a questi campionati italiani, indossano una spilla in memoria di questo atleta e quindi tutti quanti lo hanno voluto ricordare in maniera particolare. Un ricordo che decisamente ha toccato il cuore di tutti. Sì, lui è stato campione italiano, campione europeo indoor dei 3000 a Birmingham del 2007, campione europeo giovanile, e proprio la Franca Fontana a Brindisi ha perso la vita 15 giorni fa, un grande campione a soli 29 anni che lascia la moglie e due bambini molto piccoli. Siamo all'ultimo giro di questi 1.500 con Giglio Iannone che era al comando, ma adesso sta partendo all'attacco Abdi Kadar che vanta un 3.44.09 personale, che ne fa sicuramente l'atleta, uno degli atleti più veloci del lotto. Attenzione però anche a Marco Najib e Salami dell'esercito, sta spingendo molto Abdi Kadar, ma difficilmente riuscirà a reggere fino alla fine. C'è infatti il recupero alle sue spalle di Crespi, e infatti lui che allunga e va a vincere. Sì, Crespi è veramente un talento importante a livello giovanile, ormai in Italia fa parte del gruppo nostro, e questo finale di una gara piuttosto lenta nella prima parte ne ha approfittato. 3.47.54, l'anno scorso vinse Giglio Iannone davanti a Mario Scapini. Rivediamo il finale. E infatti ecco l'allungo di Crespi, decisamente imperiosa la sua azione finale. Alle sue spalle c'è Riffeser e Abdi Kadar compete per il terzo posto, che poi però gli viene soffiato proprio alla fine, da Iannone forse. Numero 7. Riffeser è arrivato secondo. Secondo, sì, Riffeser è secondo. Riffeser è il primo piano di Abdi Kadar. Ed ecco già pronto il nuovo campione italiano con Elisabetta Caporale. Campione italiano, hai beffato tutti. Sei stato più bravo. Finalmente. Cos'è che ha provocato questo cambiamento positivo?